La dispersione scolastica, una piaga tutta italiana che raggiunge numeri preoccupanti soprattutto nel meridione e in particolare in Sicilia. Circa il 30% delle famiglie non manda i propri figli a scuola e le cause sono diverse, dalla necessità di uno stipendio in più oppure per badare alla casa mentre i genitori sono fuori, per paura del contagio o semplicemente per poca responsabilità. In provincia di Ragusa e soprattutto nel Lipparino, che i numeri si fanno più pesanti, giovani trovati in giro in orario di scuola oppure dirigenti scolastici che da settimane notano l'assenza di qualche alunno e hanno fatto scattare diverse indagini che hanno portato nelle scorse ore alla denuncia da parte dei carabinieri di 48 genitori che non mandavano i propri figli a scuola. Ieri la notizia, diffusa anche da Canale 74, e oggi il commento, un invito alla responsabilità, arriva dal pedagogista vittoriese Giuseppe Raffa. Educare e recuperare i genitori che devono tornare ad essere i primi agenti educativi. Responsabilità è il termine più usato da almeno un anno a questa parte, durante cioè la pandemia in corso. Deriva dal latino responsus, participio passato del verbo rispondere, cioè ogni persona deve appunto rispondere delle proprie azioni e agire valutando le conseguenze del proprio comportamento. È quello che non fanno, che si rifiutano di fare moltissimi genitori oggi, moltissimi papà soprattutto, cioè coloro che dovrebbero inculcare, corrispondere ai figli, due principi importantissimi per il comportamento successivo futuro dei ragazzi, cioè i principi di responsabilità per l'appunto e di giustizia. Vengo alla questione del giorno. 48 genitori di alunni vittoriesi inadempienti, cioè che non frequentavano la scuola dell'obbligo, sono stati denunciati dai carabinieri per la violazione dell'articolo 731 del codice penale per inosservanza per l'appunto dell'obbligo di mandare i figli a scuola. Perché accade tutto questo? L'abbandono educativo dei genitori è partito, è scattato prima della pandemia. Durante quest'ultima è letteralmente esploso. Molti genitori hanno totalmente rinunciato di educare i figli. Succede che non li mandino a scuola, tra le tante cose. Perché? Beh, hanno paura del contagio? Beh, ci sta. La crisi economica incide e, come dire, rovista nelle faccende familiari, decretando certi comportamenti, ci può stare. Ciò che non ci sta è dimenticarsi dei figli, perché i figli senza scuola vagano per la città, partecipano e aderiscono alle baby gang, possono essere irretiti dalla micro e dalla macro criminalità, cosa che già sta accadendo, come rovinarsi per sempre in situazioni assolutamente pericolose per se stessi e per gli altri. Insomma, bisogna intervenire, aiutare i genitori e dire loro: recuperate urgentemente la funzione di primi agenti educativi dei propri figli. Non solo questi 48, ma tutti i genitori d'Italia, e sono tantissimi, che non educano più i figli, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Occorre intervenire a supporto delle famiglie, a supporto della scuola, per creare una nuova alleanza educativa, per salvare un'intera generazione che stiamo perdendo letteralmente e che della quale nessuno si occupa se non a parole. Parole, 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 basta, bisogna intervenire.